qualche giorno di ritardo celebriamo il giorno della memoria. I giorni della memoria ci sono sempre stati. Un santo, una ricorrenza civile o religiosa, ma generalmente danno sempre origine ad una festa. Il giorno della memoria che celebriamo oggi invece è una cosa un po' diversa, cioè non è, serve appunto come giorno della memoria, serve per fare memoria della più grande tragedia della storia. Nei lager nazisti, dove io fui deportato quando ero poco più di un bambino, sono stati assassinati, e attenzione a queste parole, perché un conto a dire sono morti e un conto a dire sono stati assassinati, che è una cosa diversa. Sono stati assassinati 11 milioni, e pensate a questa cifra enorme, 11 milioni di esseri umani, di cui 6 milioni erano ebrei. Io ho vissuto tutte le nefandezze del lager, ma il mio cammino che mi ha portato all'inferno, perché dell'inferno si tratta, non era l'inferno che ci ha raccontato Dante, non era l'inferno delle religioni, era l'inferno qui su questa terra, si chiamava Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau era un luogo di morte, dove si arrivava, era un lager tedesco, dove si arrivava soltanto per morire. Arrivavano trasporti da tutta Europa, l'80% di quelli che arrivavano venivano subito avviati a morire nelle camere a gas e dati alle fiamme dei forni crematori. Soltanto uno scarso 20% entrava nel lager, e di questo 80% che entrava nel lager la vita media non superava i 3 mesi. Arrivavano trasporti da tutta l'Europa e il posto per quello scarso 20% che doveva entrare nel lager doveva essere lasciato da quelli che erano arrivati prima. E allora si susseguivano le selezioni. Quelli che erano arrivati prima, una parte di quelli che erano arrivati prima venivano mandati a morire nelle camere a gas e date anche loro le fiamme dei forni crematori. Io arrivai ad Auschwitz-Birkenau, arrivai il 23 maggio del 1944 e sono stato liberato il 27 gennaio dalle truppe sovietiche il 27 gennaio del 1945. Quindi praticamente possiamo considerare che io lì ho passato 3 vite. Cioè, sono rimasto in quel lager, sono rimasto per 9 mesi, perché ho detto che la vita media era di 3 mesi, non superava i 3 mesi, io vi racconterò tutto. Io però voglio raccontarvi come si sono svolti i fatti, perché non iniziò tutto quella sera del 5 settembre del 5 aprile del 1944, il 7 aprile del 1944, quando le SS tedesche, accompagnate da 2 italiani, 2 fascisti, accompagnarono le SS fino sulla porta di casa per venire della casa dove eravamo rifugiati, perché noi eravamo dovuti fuggire, poi vi racconterò cosa è successo in quel periodo. Accompagnarono i fascisti, accompagnarono le SS tedesche fin sulla porta della casa dove erano rifugiati. Dicevo, non iniziò tutto il cammino verso Auschwitz quella sera, ma ben 5 anni prima, esattamente il 5 settembre del 1938. Io ero un bambino,
frequentavo una scuola elementare, una scuola pubblica, due passi da casa, avevo tutti gli amici in quella classe, avevo una brava insegnante che mi voleva bene e a cui volevo bene, avevamo passato dalla prima elementare, eravamo arrivati fino alla quarta, naturalmente in questo periodo tra l'alunno e l'insegnante nasce anche un rapporto affettivo. Ebbene, il primo settembre del 1938, per la verità già era cominciato da un po' di tempo prima, era stato emanato un manifesto di scienziati razzisti che dicevano che gli ebrei appartenevano non alla razza italiana, ma a una razza inferiore. Era un manifesto firmato grandi studiosi, professori universitari, eccetera, però si erano adeguati al fascismo, voleva la persecuzione degli ebrei e si erano immediatamente adeguati e emanarono questo manifesto, il cosiddetto manifesto della razza, e dicevano che gli ebrei appartenevano a una razza inferiore. Questo fu il primo atto. Poi, dopo pochi giorni, esattamente il 5 settembre 1938, il Gran Consiglio del Fascismo emanò il primo regio decreto legge con la quale ho qui un giornale che voglio mostrarvi, che dice il primo settembre 1938 diceva: gli ebrei immigrati dal 1919 dovranno lasciare il Regno d'Italia entro 6 mesi. Questo è il giornale, un giorno del Corriere della Sera dell'epoca. Ora, tra questi che dovevano lasciare entro 6 mesi, naturalmente c'erano persone che si erano rifugiati in Italia per molti per sfuggire alle persecuzioni che già si erano verificate in Germania, pensavano che in Italia potessero trovare un luogo che li accogliesse. E invece il primo provvedimento fu proprio quello di cacciarlo. Poi capite, certo che magari aveva dei beni, aveva iniziato un'attività in Italia, ha dovuto lasciare tutto, perdere tutto per lasciare l'Italia, per andare dove? In Germania certamente non volevano ritornare. I paesi che accoglievano gli ebrei, ecco vedete, oggi si sta verificando un fatto, direi, per certi versi simile. Non tutti i paesi accolgono i migranti di oggi. E noi ebrei, praticamente gli ebrei non italiani che risiedevano in Italia, erano i migranti di allora.